Coronavirus, da oggi al via la seconda fase, il sindaco Quinci spiega come sarà a Mazara. Coronavirus, appello a Musumeci, un gruppo di studenti universitari mazzaresi per rientrare in Sicilia. Mazara, nuovo decreto del vescovo Mogavro sulla celebrazione dei funerali. Mazara, la Lega chiede all'amministrazione di coinvolgere il Consiglio nella gestione dell'emergenza. Mazara, tamponi e cimitero, il Movimento 5 Stelle presenta due interrogazioni. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. In apertura i numeri relativi all'emergenza coronavirus: cala ancora il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'ASP, ieri le persone attualmente contagiate sono 52, il giorno prima erano 56, dunque si sono registrate altre 4 guarigioni, portando il totale a 66. Restano 4 ricoverati tutti a Marsala, di cui uno in terapia intensiva. A livello siciliano la situazione è stabile. Nel dettaglio, alle 15 di ieri si sono registrati soltanto 17 casi in più su tutto il territorio regionale, portando il numero degli attuali positivi a 2203. E vediamo adesso come sarà la fase 2 a Mazara. Ne abbiamo parlato con il sindaco Salvatore Quinci. Sentiamo. Sindaco Quinci, buongiorno. Siamo al fatidico 4 maggio, questa seconda fase che peraltro immagino deve essere, come dire, improntata alla massima responsabilità da parte di ognuno di noi, anche in tema di controlli comunque da parte vostra, è così? Non c'è dubbio. Ma è chiaro che i controlli non potranno in questa fase, a differenza della prima, sostituire il tema della responsabilità individuale, perché è impensabile che ci sia un controllo in ogni via di Mazara, no? Le pattuglie ovviamente saranno in movimento, gireranno, presumo faranno lo stesso le forze dell'ordine, ma il successo della cosiddetta fase 2, cioè della riapertura ad una nuova attività sociale ed economica, dipende esclusivamente da ciascuno di tutti noi, proprio da ciascuno dei cittadini mazzaresi. Per cui adesso è il momento dell'invito, non più del richiamo, ma dell'invito a un senso di responsabilità individuale e collettivo davvero fuori da quello che abbiamo sempre vissuto ordinariamente. E siamo chiamati tutti a partecipare, ognuno per la propria responsabilità, ma anche per la responsabilità degli altri. Per cui io invito i nostri concittadini che, se vedono che ci sono situazioni che possono mettere a rischio il controllo da contagio da coronavirus, e allora li invito subito a chiamare il corpo di polizia municipale o a intervenire direttamente per consigliare ai nostri concittadini il comportamento adeguato da tenere. Dobbiamo tutti quanti farci carico di questa seconda fase di riapertura. È responsabilità di tutti. Se falliremo, non avremo da incolpare né il governo, né la regione, né l'amministrazione comunale, ma semplicemente dovremo assumercene tutti quanti noi la colpa. Io ci tengo a dire che noi stiamo riaprendo con grande speranza, perché ne abbiamo necessità e dobbiamo anche recuperare l'energia per ricominciare, oltre che anche un po' di entusiasmo dopo un periodo che io non definisco depressivo, ovviamente, ma questo deve essere accompagnato da un'estrema prudenza. Da oggi non si esce per divertirsi, si esce per ritornare a lavorare e a sostentarci. Adesso 3 temi in particolare. Noi oggi ci occupiamo di un gruppo di ragazzi mazzaresi, studenti costretti fuori regione, che non riescono più a rientrare qui in città. C'è questa ordinanza di Musumeci che si spera possa essere, come dire, ripensata magari per permettere a queste ragazze di venire qui a Mazara. Lei come la vede? E allora, il tema è duplice, perché il primo è che il nostro Presidente, in accordo con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, la De Micheli, continua
continua a tenere blindata la Sicilia fino al 17 maggio. Che vuol dire blindata? Vuol dire che si può tornare soltanto per motivi di lavoro, per gravi motivi di salute o stato di necessità. Io sono stato interpellato personalmente da qualcuno che voleva dei consigli e che in particolare era un lavoratore che mi dice: non ho cassa integrazione, non ho più i soldi per l'affitto, non ho i soldi per mantenermi, io ho necessità di tornare a Mazara, dove comunque ho una famiglia che mi può accogliere e quantomeno mi può ospitare e mantenere economicamente. Se non è uno stato di necessità questo, ma questa ovviamente è la mia valutazione. E poi c'è invece un tema che è pratico. Anche volendo tornare, io sono convinto che non si trovano i voli o i treni, perché ci sono soltanto i voli Palermo-Roma, Palermo-Catania e soltanto il treno Roma-Palermo. Per cui questa poi è l'altra difficoltà vera per chi volesse tornare prima del 17 maggio. Quindi una di tipo giuridico e una di tipo tecnico. C'è da pazientare ancora un paio di settimane. Finora il rientro dei soggetti che sono arrivati dal nord ha funzionato, con le misure sempre previste dal nostro presidente Musumeci dell'isolamento a casa e del tampone a fine della quarantena, per cui potrebbero funzionare successivamente. E poi tutto questo apre un tema ancora più ampio. Che succederà poi più in là, se davvero avremo contagio zero e così via? I turisti che dovrebbero venire da altre regioni, mica possiamo pretendere che debbano fare un periodo di quarantena, altrimenti non viene nessuno. Insomma, ci sono ancora alcuni aspetti da approfondire, mi pare. La verità, dottor Pilluvio, è che maggio è un mese di prova. Noi stiamo in questo mese sperimentando se siamo capaci a riaprire la nostra città all'attività economica, in particolare la nostra provincia, la nostra regione, l'intera nazione sta sperimentando se siamo in grado di riaprire. Un fallimento sarebbe catastrofico, è questo il vero tema. E allora capisco tutte le misure che magari variano da regione a regione, capisco le precauzioni e non mi sento di criticare nessuno, perché siamo di fronte a un territorio totalmente sconosciuto, nessuno può oggi immaginare cosa succederà. Fra un mese, col senno di poi, saremo in grado di valutare se le misure prese erano necessarie o se ne poteva fare a meno, se hanno funzionato oppure no e così via. La verità è questa, che oggi nessuno conosce che cos'è questo coronavirus, per cui noi possiamo soltanto provare per tentativi. Quindi non mi sento veramente, capisco le esigenze di coloro che vogliono tornare, ma non mi sento di criticare il comportamento del presidente Musumeci, che è improntato a una prudenza che non c'è dubbio che è certamente adeguata in questo momento. Un tema sicuramente vigente per quanto riguarda la città di Mazara del Vallo è quello delle seconde case. Che accadrà da oggi in poi? Chi si vuol trasferire nelle seconde case lo può fare, va bene? Però lo può fare soltanto nei giorni feriali, non potrà pensare di trasferirsi soltanto la domenica nei giorni festivi. Non solo, ma è vietato andare, trascorrere la giornata e ritornare, non so se rendo l'idea, cioè fare la spola. Ora, questo tema delle seconde case è un tema che a Mazara si declina in un modo che noi potremmo trovare molto rigido, perché a Mazara abbiamo le case a 4-5 km dalla prima, no? Noi invece dobbiamo immaginare altri territori all'interno della Sicilia dove la seconda casa è al mare e magari si trova a 50 km da chi ha la residenza all'interno della Sicilia, per esempio, no? Oppure Palermo con le sue 1000 località balneari che non sono proprio vicinissime e così via. E allora, quindi chi vuole si può trasferire nella seconda casa, dovrà non farlo la domenica e dovremo evitare la domenica di fare su e giù per la seconda casa. Lo scopo io penso che sia sempre quello di evitare l'assembramento nei giorni festivi, sì, quando non si lavora. In pratica io da oggi posso trasferirmi per tutta la stagione nella seconda casa a Tonnerella? Assolutamente sì, eviti di fare il trasloco.
dopo domenica, va bene? Ok, l'ultima annotazione, cimitero, riapre il cimitero oppure no? Certo, stiamo già provvedendo, io dovrei firmare, uso il condizionale perché sono in attesa, dovrei firmare l'ordinanza oggi per riaprire nei prossimi giorni, probabilmente già domani, ma questo lo accerteremo in giornata e lo comunicheremo subito. Sarà un accesso contingentato, non si potrà accedere tutti quanti insieme. Daremo dei turni, probabilmente in ordine alfabetico. I dettagli dell'operazione sono al vaglio del mio capo di gabinetto, dell'assessore Reina e dell'ingegnere Asaro, per cui oggi firmerò l'ordinanza, presto il nostro cimitero tornerà alla riapertura. Non sarà perfettamente pulito, perché non abbiamo potuto lavorare in questi mesi, perché anche i lavoratori erano a casa per misure precauzionali, ma presto, prestissimo, riusciremo a riportarlo in, come dire, in perfetto ordine e pulizia, così come l'avevamo lasciato. Benissimo, grazie per questa informazione davvero utile, Sindaco. Ci aggiorniamo a domani allora. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. L'ufficio legale del Comune di Trapani ha provveduto a notificare il ricorso contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso, così da poter immediatamente depositare e chiedere il decreto inaudito altera parte. L'assessore Safina sul punto precisa che con il ricorso si eccepisce l'illegittimità costituzione del DPCM, la sua irragionevolezza rispetto ad una curva epidemiologica, come sostenuto dagli esperti, sotto controllo almeno in Sicilia e in provincia di Trapani in particolare. Siamo consapevoli, si legge in una nota, che sarà il TAR a decidere, ma non arretreremo di un centimetro nel sostegno alla nostra comunità e le attività imprenditoriali che rappresentano il motore economico della nostra città, ha dichiarato l'assessore Safina. Al via Salemi la seconda fase di richieste per l'ottenimento dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune attraverso le risorse stanziate dal Governo nazionale destinate alla solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza Covid-19. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti ha approvato la delibera di giunta che dà l'ok alla seconda tranche di aiuti alle famiglie. Le risorse residue rimaste a disposizione del Comune sono circa 35.000 euro rispetto allo stanziamento iniziale di 96.000 euro che era stato deciso dal governo. Ci occupiamo adesso di un gruppo di studenti mazzaresi fuori sede che hanno rivolto un appello al presidente della regione Musumeci per rientrare in Sicilia. Abbiamo sentito telefonicamente la studentessa Samuela Balistreri che studia a Torino. Allora, buongiorno Samuela, mazzarese che vive a Torino per motivi di studio. Da te, ma anche da altri gruppi di ragazzi mazzaresi, questo appello forte perché vi sia possibile tornare qui in città a Mazzara, è così? Sì, è così perché noi siamo qui ormai da circa 5 mesi e mezzo e al momento non abbiamo mai ottenuto una risposta diretta sul nostro ritorno. Non abbiamo ottenuto delle informazioni effettivamente chiare, abbiamo fatto più telefonate alla protezione civile, ci siamo informati con le compagnie aeree per tornare a casa, però purtroppo le risposte sono sempre state molto scarne, sono sempre state poco dettagliate. E infatti noi avevamo fatto anche un biglietto, perché comunque da quello che diceva il presidente Conte potevamo effettivamente tornare presso la nostra residenza. Però purtroppo poi, ovviamente con l'ordinanza della regione siciliana, non abbiamo più potuto effettuare altro che ovviamente ricevere una mail nel quale veniva detto che il nostro biglietto sarebbe stato annullato. Tra l'altro anche le compagnie aeree non hanno un'effettiva serietà, perché per quanto riguarda i rimborsi non ci vengono nemmeno assicurati i rimborsi, perché viene detto nelle mail che il rimborso sarà effettuato tra 20 giorni lavorativi, poi quando ci mettiamo in contatto per effettivamente sapere se andrà a buon fine,
viene sempre detto, dato da destinarsi. Ora, non è una situazione in cui possiamo continuare a vivere nell'incertezza, perché siamo stati seriamente qui, siamo rimasti qua per 5 mesi e mezzo, abbiamo effettuato il giusto, perché comunque non usciamo di casa, abbiamo una routine ormai fissa da 5 mesi, appunto, come dicevo, e sarebbe anche corretto da parte della regione ottenere delle notizie più certe, al fine comunque di tornare, ovviamente rispettando tutte le precauzioni possibili, perché non si può di certo tornare e non fare la quarantena o comportarsi da persona poco diligente, ovviamente. Quindi il nostro appello si riferisce anche a questo, perché anche economicamente le situazioni di molte famiglie, appunto anche di questi altri 8 gruppi di ragazzi che si stanno mobilitando, ovviamente siamo tutti sulla stessa barca, diciamocelo sinceramente, e quindi anche dal punto di vista economico la situazione sta iniziando a degenerare, perché c'è chi non lavora, c'è chi ancora i genitori che non hanno ripreso a lavorare, perché comunque il governo non ha ancora dato la delibera per effettuare di nuovo l'attività lavorativa, e quindi è una situazione un po' difficile, è una situazione che speriamo che si mobiliti qualcosa, e così che comunque la situazione si sistemi e tutto ritorni presto alla normalità, naturalmente. Guarda, voglio dirti semplicemente 2 cose. Intanto sì, si registra tanta solidarietà su tutti i social, c'è tantissima gente che si stringe attorno a te e agli altri ragazzi mazzaresi che tentano di tornare a Mazara. La seconda cosa che voglio dirti è questa: non voglio assolutamente creare delle false speranze, ma posso assicurarti che c'è veramente tanta gente che sta premendo sul governatore Musumeci, anche a livello politico, perché riveda questa sua ordinanza e consenta a voi di rientrare qui a Mazara. Ripeto, non voglio creare false speranze, ma questo potrebbe essere già un primo ottimo spiraglio, mi pare. Certo, perché ovviamente, come dicevo prima, chi torna e ovviamente deve rispettare tutte le precauzioni nei confronti dei familiari, perché ovviamente c'è chi in casa ha dei soggetti diabetici, chi ha dei problemi di cuore, naturalmente dobbiamo tutelarci e tutelare anche le nostre famiglie. Infatti già l'abbiamo fatto non partecipando all'esodo di marzo, dove tantissime persone si sono spinte in quella notte in quei treni, e comunque sono arrivati ovviamente a destinazione, ma noi abbiamo preferito, per tutelarci anche per le nostre famiglie, rimanere qua. Però adesso la situazione, anche dal punto di vista sia psicologico, perché non abbiamo nessun appoggio di un genitore se non virtuale, ma anche specialmente economico, perché comunque gli esami, le lezioni online continueranno, mi sa, a persistere in modalità online anche da settembre in poi, e quindi per me, che sarebbe il terzo anno, io continuerei a fare delle lezioni online anche da settembre a dicembre dell'anno prossimo, e quindi è una situazione un po' disastrosa. E noi chiaramente siamo qui in prima linea accanto a voi, iniziamo questa battaglia assieme a questi ragazzi, appunto, mazzaresi, che debbono assolutamente tornare qui in città. Noi ci aggiorniamo alle prossime ore, vediamo se arriva una qualche novità, dopodiché ci risentiamo ancora una volta, magari domani, che dici? Va benissimo, grazie mille. Grazie a te. Grazie di avermi dato la parola, e Massa, grazie di aver pubblicato anche la nostra lettera, in modo tale da dare appunto questo sfogo a tutti noi che ci troviamo in una situazione veramente difficile. Grazie davvero. Scatta il via libera anche alla pratica degli sport individuali, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. La misura di alleggerimento contenuta nell'ordinanza firmata lo scorso 30 aprile dal Presidente della Regione Musumeci è disciplinata da una circolare dell'Assessorato alla Salute. Così si potranno nuovamente praticare ad esempio tutte le discipline su 2 ruote, ma anche tennis, tennis tavolo, pattinaggio, windsurf, via libera anche alla pesca subacquea, apnea, diving e nuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione.
Riprendono in maniera parziale le attività. Oggi abbiamo ascoltato l'imprenditore Giovanni Pipitone. Sentiamo. Giovanni, buongiorno, siamo ormai alla fase 2, da oggi si riapre. Per il tuo settore, com'è andata e cosa prevede per questa seconda fase? Allora, buongiorno direttore, un saluto a tutti i telespettatori. Diciamo che è andata bene, si sta iniziando finalmente. La nostra apertura per quello che ci riguarda è solamente un'apertura parziale, che secondo il nostro codice Ateco, quindi siamo utilizzati solamente per il materiale igienico-sanitario, quindi vasche, docce sanitarie, arredamento, arredo bagno e rubinetteria. Per quanto riguarda le ceramiche, che fanno parte del codice Ateco 47-53-30, l'apertura definitiva è prevista per il 18 maggio. Diciamo come primo giorno sostanzialmente è andata bene. Già vengono i clienti, hanno avuto la pazienza di aspettare, di dare informazioni e supporti tecnici per l'inizio dei lavori. Diciamo, per quanto riguarda il lavoro sono soddisfatto. Ovviamente, Comincio. ovviamente tutto con le dovute prescrizioni, così come da normativa, immagino. Sì, rigorosamente è tutto, diciamo, a norma, anche perché non siamo usciti dalla pandemia, siamo ancora dentro, siamo in piena, non dobbiamo dimenticare che siamo in piena emergenza, quindi anche se c'è questa leggera apertura, quindi è opportuno diciamo, prendere le dovute precauzioni e ritornare lentamente al lavoro, secondo me è anche positivo, anche per la nostra azienda, e mi auguro più presto, quindi è un pensiero va per il ristoratore, per tutta la categoria, anche perché la nostra città ha una vocazione prettamente turistica, quindi diciamo, il mio pensiero va agli amici ristoratori, quindi che più presto ci possono essere normative anche per una apertura graduale, che fa bene sia al morale sia a tutto il resto. Un'apertura graduale sicuramente e dal punto di vista economico, come dire, l'auspicio che quanto prima, insomma, ci si possa un pochino risollevare la testa tutti quanti. Dal punto di vista economico, diciamo, parlano i fatti. Diciamo, assistere in televisione non se ne può più perché si sente il governo che dà determinate indicazioni, l'opposizione che dice tutto il contrario di tutto e il contrario di tutti, quindi non si sa più a chi credere. Però parlando dei fatti, per quello che si sente, quello che si legge anche nei giornali, non, diciamo oggi si è visto poca cosa. Leggevo stamattina il Sole 24 Ore per quanto riguarda l'erogazione dei famosi 25.000 euro, che doveva essere la cosa più, diciamo, immediata, con una domanda di 5.250.000 di piccola attività commerciale, sono state presentate solamente 45.703 domande. Quindi solamente l'1%, questi sono i dati ufficiali del CGA di Mestre, eh? Quindi bisogna cercare di capire le motivazioni di questo 1%, perché c'è un controsenso tra le difficoltà del momento e le richieste. Quindi è una fase molto, molto delicata in questo momento. Per quanto riguarda il settore economico, io penso che la pazienza sia per quanto riguarda tutte le attività, tutte diciamo dal nord al sud, penso che abbiamo dimostrato un grande senso di civiltà per tutto quello che ci può riguardare, per il contributo che diamo allo Stato pagando le tasse, diciamo. E per l'enorme burocrazia che c'è nell'affrontare anche tutto quello che il governo ci sta mettendo a disposizione. Quindi diciamo che non è molto semplice. Sicuramente non è semplice. Allora chiudiamo questo nostro collegamento dicendo ai nostri telespettatori alla fine che cosa? Ma diciamo che dobbiamo sperare positivamente innanzitutto nella riapertura,
di tutto il settore, con gradualità, e questo pronto soccorso che è mancato inizialmente da parte del governo possa essere elargito quindi prima possibile, per dare un po' una boccata a tutte le attività, per poter permettere quantomeno la riapertura, e poi nel tempo cercare di poter, a secondo le proprie esigenze, di poter ottemperare a tutto il resto. Quindi faccio un augurio che si possa tutti insieme superare questo momento di grandissime difficoltà. Augurio che facciamo anche nostro e controcambiamo anche a te. Grazie Giovanni, buon lavoro, buona giornata. Grazie, saluto direttore, grazie a tutti. E c'è il nuovo decreto del Vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignor Mocavero, per la fase 2 che prevede la celebrazione dei funerali in chiesa. Sentiamo. Entra in vigore oggi il nuovo decreto firmato dal Vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignor Domenico Mocavero, sulle disposizioni per la fase 2 dell'emergenza coronavirus per parrocchie e chiese. La novità del nuovo decreto, si legge in una nota della Diocesi, è la possibilità concessa di celebrare funerali nelle parrocchie, ma con criteri ben precisi. Fino ad ora, in questo momento di emergenza, è stata solamente concessa la benedizione della salma davanti le chiese. Con le nuove disposizioni potranno partecipare alle esequie non più di 15 persone, così come previsto dalle indicazioni del Ministero dell'Interno, che dentro la chiesa dovranno sedersi alla distanza di almeno un metro e mezzo l'uno dall'altro. Una ulteriore disposizione prevista è quella che prima dell'accesso in chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, un addetto alla sicurezza dovrà provvedere alla misurazione della temperatura corporea attraverso un termometro digitale o un termoscanner. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all'aperto. Chi risulta avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi non potrà partecipare alle celebrazioni. Per la distribuzione dell'Eucaristia sarà il prete, indossando guanti e mascherine, a offrire l'ostia nelle mani dei fedeli che rimarranno seduti al loro posto. Nel nuovo decreto del Vescovo rimangono sospese le celebrazioni di battesimi, comunioni e cresime. I matrimoni invece si potranno celebrare con la sola partecipazione degli sposi, testimoni massimo 4, ministrante, parroco, lettore, cantore, organista e 2 operatori per le foto e le riprese video. Adesso alcune brevi che riguardano l'attività politico-amministrativa del Consiglio Comunale di Mazara. La prima riguarda la presa di posizione del locale circolo della Lega, che sostanzialmente chiede all'amministrazione comunale di coinvolgere il massimo consesso civico cittadino nella gestione dell'emergenza coronavirus. Ottima e doverosa l'iniziativa dell'amministrazione, che ha intrapreso l'avvio di tavoli tecnici in videoconferenza con le diverse categorie di lavoratori. Meno complimenti, pur essendo anche questi doverosi, al fatto che se ne viene a conoscenza grazie ai social e a qualche TV locale che riferiscono che questi incontri si svolgono con cadenza settimanale alla sola presenza dell'amministrazione, al massimo di qualche consigliere di maggioranza. Ecco perché la Lega chiede al primo cittadino che ai tavoli tecnici possano essere invitati i rappresentanti delle diverse, tutte forze politiche del territorio, consentendo loro di prendere effettivamente consapevolezza delle problematiche e poter fornire supporto a questa amministrazione comunale nell'identificare eventuali soluzioni. Inoltre la Lega chiede la convocazione di una seduta di consiglio comunale che consenta al sindaco di informare la cittadinanza di quanto fino ad oggi fatto e quanto è invece in previsione di fare. Dal Movimento 5 Stelle invece arrivano 2 interrogazioni. La prima riguarda il cimitero comunale. In tal senso i consiglieri Maurizio Pipitone e Antonella Coronetta chiedono notizie in merito alla riapertura del cimitero, visto e considerato che in Sicilia da oggi è possibile riaprirli. Non solo, i 2 grillini propongono, come già accaduto in passato, l'emissione di buoni ordinari comunali a destinazione fissa, per esempio per la costruzione di loculi nel cimitero attraverso i quali l'amministrazione avrebbe immediata liquidità da investire per far ripartire l'economia cittadina
L'acquirente, d'altro canto, otterrebbe alla scadenza l'acquisto di un loculo quando saranno costruiti, avendo così la certezza di avere un luogo in cui riposare. La seconda interrogazione riguarda invece i tamponi effettuati a tutti coloro che nei giorni e settimane scorse hanno fatto rientro dal nord a Mazara. In particolare Pipitone e Coronetta chiedono di sapere se sono arrivati gli esiti di tali tamponi eseguiti a persone che nel frattempo hanno terminato la propria quarantena, così da poter riorganizzare il servizio di raccolta rifiuti speciali effettuata presso le loro abitazioni. Siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Per la serie Rivediamoli, questa sera con inizio alle 21:30 trasmetteremo la commedia La Vecchina dell'Aceto. Ed è tutto, il TG Vallo torna domani, grazie per averci seguito, arrivederci.